L'iniquità è la radice dei mali sociali e finché non si risolveranno radicalmente i problemi dei poveri, rinunciando all'autonomia assoluta dei mercati e della speculazione finanziaria, non si risolveranno i problemi del mondo e in definitiva nessun problema. È uno dei passaggi chiave del messaggio che Papa Francesco ha inviato ai partecipanti alla 32esima conferenza internazionale sul tema Affrontare le disparità globali in materia di salute, organizzata dal Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale, in collaborazione con il Comitato Internazionale delle Istituzioni Sanitarie Cattoliche. L'appuntamento tra il 16 e il 18 novembre in Vaticano ha visto la partecipazione di oltre 500 esperti provenienti da 66 paesi. Con noi Sam Orochi Orak, segretario esecutivo Uganda Catholic Medical Bureau, e Geraldine McSweeney, presidente del Comitato Internazionale Cattolico Infermieri e Assistenti Medico-Sociali. Questa conferenza internazionale è importante, in primo luogo per permetterci di lavorare in rete con altre associazioni cattoliche o con persone che condividono la nostra impostazione in ambito sanitario. Ci aiuta anche a capire ciò che avviene nel resto del mondo e pratiche e strategie utilizzate per raggiungere l'obiettivo di efficaci cure sanitarie. Uganda in principle is In Uganda, in linea di principio, le strutture governative della sanità pubblica dovrebbero essere gratuite, fornire un servizio gratuito, ma in questo contesto di gratuità delle strutture si rileva che i ricchi vi accedono più dei poveri, a motivo dell'accessibilità e della conoscenza. Tuttavia, la copertura assicurativa nel paese è estremamente bassa, interessa una percentuale di persone esigua, persino tra i ricchi. Pertanto si nota che, malgrado una politica sanitaria di cure gratuite nelle strutture pubbliche, l'accesso ai servizi resta comunque molto basso. Tra i temi al centro dell'appuntamento, la costruzione di un sistema economico a servizio della persona e di una società più giusta e inclusiva, l'impatto dell'innovazione farmaceutica e dell'accesso ai farmaci essenziali per tutti e la volontà di istituire una piattaforma operativa di condivisione e collaborazione tra le istituzioni sanitarie cattoliche presenti nei diversi contesti geografici e sociali. When we talk in context of universal health coverage and we talking of leaving no one behind. In termini di copertura sanitaria universale, nel senso di non lasciarci dietro nessuno, preoccupandoci di non escludere nessuno e provvedendo a tutti, dobbiamo anche esaminare la questione in termini di responsabilità sanitaria. I poveri devono infatti incrementare le loro possibili richieste di cura, ma devono anche migliorare il loro stesso stile di vita, che può ridurre molte malattie. Sono infatti in gioco non soltanto le cure sanitarie, ma soprattutto la salute, che ha molto a che fare con il comportamento delle persone. Questo ha a che fare con la responsabilità personale, che va stimolata tra le persone per ridurre anche la necessità di ricorrere alle cure sanitarie. Pertanto ridurre la disparità richiederà tempo, ma dobbiamo anche far funzionare il meccanismo tra il governo, noi e la popolazione. I don't think there can be really any one global approach to it. Non credo che possa esistere veramente un unico approccio mondiale. Credo sia invece una questione di persone che valutano i bisogni nel loro paese, regione e in un certo numero di paesi per identificare le questioni che necessitano di essere affrontate, sedendosi poi a un tavolo per pianificare e sviluppare strategie volte ad affrontare le situazioni. Nelle strategie di sviluppo deve essere molto chiaro quali sono i bisogni delle persone, non ciò di cui noi riteniamo abbiano bisogno le persone, ma quello di cui esse hanno realmente bisogno e che siano disponibili le risorse necessarie. Dobbiamo veramente cominciare dalla base, invece di imporre le nostre idee a quanti hanno bisogno di aiuto.